Terzo segmento dedicato al rugby a Mantova, parlo di Viadana in particolare, che ospitava un triangolare che vedeva il confronto tra Viadana versus Lions Piacenza, Viadana versus Colorno, però il clou della serata è l'addio, il tributo che si è dato a un grande giocatore che ci lascia, che torna in patria, parlo di Kane Robertson. Kane Robertson, grande uomo del primo scudetto del Viadana, grande uomo del nazionale 15 italiano e anche del rugby a 7. Quindi finiamo il nostro reportage con lui, perché veramente merita questo nostro saluto. Vediamo. Abbastanza bene, dai, bicchiere mezzo pieno, li abbiamo messi in difficoltà, esatto, in mischia chiusa, comunque loro mancavano un po' di giocatori, quindi dai, è la prima uscita e è andata abbastanza bene, poi il gioco, il ritmo non è stato altissimo, quindi a livello di gioco non si è visto molto, ma... Serve, perché in chiave campionato voi avete comunque un girone non facile. Guarda, noi oggi abbiamo avuto un risultato, poi è andata male con i Lions, quindi comunque dai, bicchiere mezzo pieno, ora vedremo delle prossime amichevoli, abbiamo l'Accademia, dal campionato speriamo di passare il girone, via. Poi ci vediamo a Milano, a Brescia, sono neopromosse, ma... Peccato che sempre appaiono dei personaggi che non c'entrano niente, come questo qua. No, a me il più bravo in campo era Mario, bravo. Vedi, sempre lui... stato lui. Si vede che lui adesso sta collaborando con l'altro gordito di Michele Mordacci, eh? Il ciccione. No, Michele è diventato magrissimo, perché? Che lì, allora, serve, no? Sicuramente serve, questa è la nostra prima amichevole di quest'anno, quindi serve e fa piacere sicuramente di essere qua per l'ultima partita di Kane Robertson, quindi è stata una bella giornata, due partite diverse, sicuramente la seconda contro Viadana abbiamo visto un ritmo molto alto, però siamo sicuramente nella fase di preparazione, le gambe non sono al 100%, ma sono contento con il coraggio che ha fatto vedere la nostra squadra. Per la prima partita è la stessa cosa, abbiamo tanti ragazzi giovani e quindi sì, è stato molto bella, molto utile per le nostre preparazioni. Bentornato, bentrovato. Due partite comunque che sono servite, perché in chiave campionato sono state le partite vere. Assolutamente, intanto grazie Roberto per il bentornato. Sono state sicuramente due partite dure, specialmente la prima col Colorno, era la nostra prima uscita qui in casa, quindi eravamo anche un po' nervosi, un po' così, e sicuramente Colorno ci ha impegnato, è riuscito anche a spuntarla sui 40 minuti, è una squadra ostica, noi abbiamo cercato di mettere le cose a posto, con i coach nel break siamo riusciti un po' a sistemare le cose negative, poi siamo un po' sciolti, diciamo l'andazzo degli ultimi 20 minuti della partita del Colorno si è poi riflesso nella partita contro Piacenza. Sicuramente due formazioni comunque che in Serie A faranno bene, complimenti a loro sicuramente, perché hanno dimostrato di essere due buone formazioni e ci è servito sicuramente a noi per capire quali sono i punti su cui lavorare, su cui focalizzare l'attenzione. Per te questo ritorno è comunque una sfida in più per un uomo di rugby. È sicuramente una sfida, abbiamo un gruppo molto giovane, sono tornato appunto perché credo in questo progetto pienamente, credo nei ragazzi che il direttore sportivo ha scelto per creare appunto il gruppo del Viadana, per ripartire veramente dalle basi, e penso non sia un caso se appunto 21 dei giocatori che compongono il roster della prima squadra arrivi dalle giovanili. Quindi è un percorso che abbiamo cominciato insieme e che puntiamo a finire. Sarà dura, però c'è un bel impegno, tanto talento e tanta voglia di fare, che è sicuramente fondamentale. Ti presenti per quelli che non ti conoscono, mi racconti da dove vieni, il tuo club formatore, un po' voglio sapere un po' più di te. Ciao, sono Sharif, sono cresciuto in questa società rugby Viadana
e ho fatto anche delle accademie. Poi l'anno scorso ho giocato Cavalieri Prato, l'anno scorso, quest'anno sono tornato in questo club quest'anno e sono veramente contento di essere in casa, anche perché è un club che mi ha cresciuto e sono molto contento di stare ancora insieme con i miei compagni, qui siamo cresciuti insieme. Ma oggi mi sono piaciuti, soprattutto la partita contro Piacenza, perché al primo tempo non erano così carichi, però secondo tempo hanno giocato molto bene e mi fa piacere di vederli ancora. In questo momento abbiamo la mischia difficoltà perché siamo tutti sinistri qua, però molti sinistri stanno cercando di migliorare per giocare destro, però giocando insieme così soprattutto ci vuole andare la mano anche. Parlavo prima con uno dei tuoi piloni, il problema si è visto, però state lavorando per migliorare. Ho visto che l'ultima partita già si è visto subito che anche Mischia Cruz avete migliorato già. Tanto lavoro da fare ovviamente. Tanto, una squadra giovane ha tanto da fare, deve migliorare. E se migliora solo con il lavoro, no? Una squadra di ragazzini che si stanno facendo uomini passo passo, giornata dopo giornata, per noi è molto importante. Oggi abbiamo giocato contro Bologna, che è una squadra che ha una prima linea, si può dire, esperta, con tante partite insieme, e abbiamo sofferto, però a me mi serve tanto questo per sapere, per misurare come stiamo andando. Ho provato un tallonatore, l'ho spostato a destra e ho visto quanto ha messo lui per tenere la situazione, ha la volontà, la voglia di fare. Adesso bisogna solo migliorare con il tempo, allenamento dopo allenamento, tanta fatica. Abbiamo ritrovato un sistema che il Viadana l'anno scorso non ci aveva, un sistema in Mischia. Adesso loro devono prendere confidenza e continuare a lavorare. La prima partita con Colorno non è andata come aspettavamo, no? Sappiamo che Colorno hanno un bel programma tecnico, buoni allenatori, conosco bene un buon coach, bravo coach lui, però soprattutto siamo stati dominati punti contro. Le Mischia hai parlato prima, ma anche i punti contro non siamo stati vincenti. Di quel momento abbiamo avuto problemi. Serve, così dopo con il video analysis riesci a sistemare e dare gli input giusti ai tuoi giocatori. Sì, certo, tutti sapevano che abbiamo fatto una rosa molto giovane, gli italiani eccetera eccetera, però allo stesso momento per quanto tempo rimaniamo giovani dipende di noi, dobbiamo maturare molto veloci, abbiamo un campionato tosto, lungo e vogliamo fare una bella prestazione questa stagione. Mi fa piacere trovarti, ti devo fare i complimenti. Grazie. Che anche se mi vedi un po' così che sembra un pilone, una volta ero anche seconda linea e terza centro. Quindi raccontami la tua sensazione di questa tua partita. Beh, è una partita diciamo difficile per noi più che altro perché sono le prime insieme, dobbiamo ancora trovarci bene, infatti c'è ancora un po', dobbiamo capirci meglio, dobbiamo trovare meglio l'intesa tra di noi. Però insomma, soprattutto la seconda non è andata male. Fatele un po' l'autocritica, che partita hai fatto? Un po' difficile. Forse potevo essere più presente su qualche punto di incontro, un po' più presente in mezzo al campo, in difesa soprattutto. Il resto in touche abbiamo lavorato bene soprattutto in attacco, in difesa abbiamo messo abbastanza pressione anche sia in aria che a terra, tutti quanti. Poi è andata bene, sono non proprio soddisfatto, però poteva andare peggio, ma anche meglio. Thank you.
Buonasera a tutti, siamo qui 14 settembre 2014, una data che molti viadanesi e molti italiani ricorderanno, ovvero l'ultima apparizione di Kenny Robertson per il rugby viadana, ala leggendaria del rugby viadana e della nazionale. Che effetto ti fa essere sceso in campo per l'ultima volta allo Zaffanella? No, è stato calorosissimo il pubblico, secondo me non sono ancora reso conto di quello che mi mancherà, magari quando sono sull'aereo martedì sentirò, cavolo, era proprio stato un bel periodo, sicuramente 16 anni passati senza rimpianti, anzi se fosse vinto uno scudetto in più non sarebbe stato male, però pazienza, comunque rimpianti sicuramente zero e questo pubblico qua, queste persone di Virana è proprio eccezionale. A parte lo scudetto del 2002, che altro momento hai da ricordare in questa lunga carriera in giallo-nero e in nazionale? Come ho detto prima ai ragazzi, ci sono troppi momenti positivi, dare nome a uno è troppo difficile, ho passato 16 anni meravigliosi qua. Per dare dei momenti clou è difficile, è stato il miglior 16 anni della mia vita, ogni giorno è stato meraviglioso. Bah, personalmente mi sento di aggiungere che è stato veramente un piacere giocare tutti questi anni insieme a Kane, sia per rugby viadana che in nazionale, ma devo essere sincero, soprattutto per rugby viadana e in questo stadio, ho veramente dei ricordi che sono indelebili e che mi porterò dietro per tutta la carriera, anche quando un domani verrò a vedere quale partita da spettatore. E sinceramente, cioè, mi sento di dire un grande grazie a Kane per tutte le sue volate che ha fatto in meta, tra cui persino anche nel Seven ha dato tante cose lui. Ma le due veramente che mi ricorderò sempre sarà in semifinale qua contro il Benetton Treviso, quando avevamo perso all'andata lì di 22 o 23 punti, quindi tutti davano per spacciata la nostra partita di ritorno e grazie alle tue due volate, lanciato da un passaggio, un calcio di Kasper Steijn, siamo riusciti a volare in finale a Rovigo per poi portare a casa lo scudetto. Quindi mi sento veramente di ringraziarti, in quanto tu veramente sei uno dei più grandi pezzi storici di questa società e veramente, come ti ho detto prima in campo, ci mancherai veramente tanto. Comunque ringrazio tutto il pubblico viadanese che comunque sono stati sempre dietro di noi nonostante tante difficoltà, la società nuova e vecchia, i familiari, tutti, cioè, non c'è una persona in sé che lo voglio ringraziare più di altri, ognuno qua è stato meraviglioso, mi hanno raccolto come un bambino, mi hanno fatto crescere, sono diventato un uomo e vado via come un uomo, molto tranquillo, molto, molto fiducioso in questa società. Allora, come si dice in inglese, all the best. All the best. All the best, best of luck. Thanks a lot. Hasta la vista.